Al Festival del Cinema di Roma, all'interno di Cinema Oggi, è stato presentato The Narrow Frame of Midnight. Siamo con la regista Tala Hadid. Prima di tutto il suo film, lei forse anche per il suo essere fotografa, scrittrice e regista, è soprattutto giocato su tante inquadrature che lavorano senza poi questo grandissimo bisogno del dialogo. Sanno raccontare esplicitamente attraverso un semplice quadro il malessere dei suoi tre protagonisti, malessere però anche la loro forza. Banalmente, per iniziare la nostra conversazione, come è nata l'idea, la scrittura di questi tre personaggi? Poi insomma l'idea, cioè l'inizio non era proprio un'idea perché due dei personaggi, soprattutto l'uomo e la piccola, la ragazza, Aisha, come se, scrivevo dei, come si dice, storie, altre sceneggiature e loro erano lì, cioè con nomi diversi, però erano sempre lì in diverse cose che scrivevo. E poi l'idea, cioè, di fare questo film ha cominciato più o meno dopo la guerra in Iraq di 2000, in 2003, 2004-5, ho cominciato a scrivere in 2005, e soprattutto perché io vivevo negli Stati Uniti, a New York, e cioè, ho vissuto come tutti questo cambiamento politica in Medio Oriente da lì. Allora ho cominciato a scrivere questa storia di questi personaggi che provano a trovare il loro, non solo posto nel mondo, però di trovare forse un sguardo sul mondo che non pulito, però di ritrovare un modo di vedere il mondo che non è, come si dice, oscurato, si dice. Allora ho cominciato a scrivere questa sceneggiatura così. E poi, niente. Una solitudine che è capace di raccontare i nostri tempi, ha anche dichiarato. Sì, assolutamente, perché sono tutti solitari. Cioè, Aisha, la piccola, cioè è diverso perché è una bambina, però tutti i personaggi adulti sono più o meno solitari e sono un po' rotti. Allora, sì, penso che spiega un modo di vivere adesso dove comunque non c'è, ci sono comunità, cioè, certo, però nel mondo moderno siamo più o meno alienated, come si dice in italiano, non è che non siamo legati, però siamo solitari, sì. Come è nata poi il legame soprattutto con i luoghi? Sembra che l'unica davvero ad essere proiettata verso anche un'idea di speranza sia la bambina, che poi vediamo camminare in questo bellissimo campo di grano. Come luoghi, vuoi dire? Sì. Luoghi certamente sono importanti, non soltanto come luoghi, però soprattutto la natura è molto importante nel film. Era una scelta perché comunque c'è qualcosa che è terribile al stesso tempo che intorno, si dice. Intorno. Intorno del no, che i personaggi sono in questi paesaggi e devono trovare il loro La loro chemin, la strada. loro strada, però comunque vivono nel presente. Cioè, voglio dire che la natura c'è un'esperienza di tempo quando c'è un'esperienza della natura che si mette nel presente, non nel passato, neanche nel futuro, che è immediato. Allora volevo, non soltanto per i personaggi, però anche per il spettatore, che sarà, come si dice, immerso in un'esperienza che è immediata. E il lavoro sulle immagini, ma anche sul suono è importante, Sì, il lavoro sul suono era importantissimo sempre, anche quando scrivevo la sceneggiatura, c'erano
noti di, per il suono. Infatti i tecnici con cui, che erano formidabili, con cui ho lavorato in Inghilterra, erano molto sorprese, perché quando hanno letto la sceneggiatura c'erano dettagli per il suono. Infatti sì, nel film c'è solo il suono diegetico, si dice in italiano, sì. Cioè, non c'è un score, non c'è la musica composta per il film, però la musica, diciamo, per il film è il suono della vita, della natura, del vento, di tutto. Cioè, allora il suono è molto importante anche come legamento tra sequenze nel film, racconta anche una storia allo stesso tempo che l'immagine. Il personaggio maschile è anche uno scrittore, si vede questa bellissima scena in cui lui ha dei ritagli, delle foto nelle quali ormai sembra non riuscire a trovare una via, perché è quello che capita spesso alle persone anche quando scrivono, cioè c'è anche un film che racconta i nostri tempi come capacità di qualcuno che vuole esprimersi dell'incapacità di saperlo fare. Sì, ma lui sì, assolutamente. Cioè, tu stai riferendo alla scena con tutti i frammenti. Sì. Sì, tutto è frammentato per lui, non può. Non è che alla fine sì, cerca il suo fratello, però cerca se stesso. Sì.